Buongiorno Piero, qual è la situazione al momento? Raccontaci cosa è successo. Sì, buongiorno. Intanto confermo i numeri che avete dato voi poco fa, il bilancio che il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, aveva fatto nella notte, in tarda nottata, 2 morti e 13 feriti. In questo momento la situazione vede diversi sfollati, diverse persone, magari dopo riusciamo anche ad inquadrarle, che stanno attendendo che si svolgano le verifiche da parte di vigili del fuoco e tecnici del comune di Napoli, che hanno già invitato diverse persone, tutti i residenti, gli 800 residenti all'interno della Vela Celeste di Scapia, ad uscire per consentire proprio l'ingresso di vigili del fuoco e tecnici per verificare lo stato delle cose. Ricordiamo anche la dinamica dell'incidente, perché può essere utile anche a capire il motivo per cui si stanno facendo questi controlli. Ieri sera, intorno alle 22:30, un intero nucleo familiare composto da 7 adulti e 7 bambini si è visto crollare praticamente sotto i piedi il ballatoio al quarto piano. Si è innescato una sorta di effetto domino che ha coinvolto anche il ballatoio del terzo e del secondo piano. Adesso c'è bisogno di capire quanto la struttura sia sana. Lì, quella parte lì coinvolta nel crollo è stata chiaramente evacuata nell'immediato. Per ciò che riguarda tutto il resto, ripeto, 800 residenti all'interno di questa struttura, bisognerà capire i risultati dei controlli di vigili del fuoco e tecnici del comune. Confluiranno in una riunione in prefettura prevista per le 12:30, quando verranno prese poi le decisioni su chi potrà rientrare all'interno delle proprie abitazioni e chi invece rimarrà sfollato in attesa poi di un'altra sistemazione. Abbiamo visto, e lo vediamo tuttora, magari la telecamera riesce ad arrivarci. Sì, volevo chiederti, c'è il proprio cardinale, c'è l'arcivescovo di Napoli. Voglio chiederti però di farci vedere, con l'aiuto del tuo operatore, esattamente il ballatoio crollato, cioè il punto del ballatoio dove è accaduto allora, tutto. Il punto del ballatoio crollato noi non siamo in grado di mostrarlo. Perché? Perché si tratta di un ballatoio interno, però magari riusciamo a farvi capire più o meno la zona esterna che poi corrisponde al ballatoio crollato. C'è una parte centrale dell'edificio, lo sta riprendendo il collega in questo momento, quella zona arrugginita, diciamo così. In corrispondenza di quella zona, qualche metro più avanti, c'è il ballatoio che è crollato. Senti Piero, ma la Vela Celeste doveva essere, cioè Scampia è oggetto di un piano di ristrutturazione, di riqualificazione, e la Vela Celeste sarebbe dovuta essere abbattuta, giusto? Non la Vela Celeste. Allora, ricapitoliamo un attimo, le vele nascono tra gli anni 60 e gli anni 70, erano 7 originariamente, 4 sono state già abbattute nell'ambito di un piano di riqualificazione dell'intero quartiere. 3 sono quelle rimaste in piedi. La Vela Celeste, cioè quella dove è accaduto questa notte il crollo, è l'unica che dovrebbe rimanere in piedi, dovrebbe ospitare alla fine di questo piano di rigenerazione, per il quale sono stati stanziati anche 18 milioni di euro, dovrebbe ospitare degli uffici della città metropolitana di Napoli. Dunque anche questa verrà sgombrata di fatto, o meglio, ai residenti verrà data un'alternativa quando si ultimerà questo processo di riqualificazione. A loro verrà fornita un'altra abitazione e qui verranno degli uffici, ma la Vela Celeste è l'unica che rimarrà in piedi nei piani. Piero, nella notte naturalmente si è scatenato il panico tra le persone, lo abbiamo visto nella nostra copertina, e chiedo alla regia di rivederla ancora. Le persone si sono riversate per strada. Ci racconti che cosa ti hanno detto, se hai sentito qualche residente? Sì, ho parlato con alcuni di loro. C'è chi ha trascorso chiaramente tutta la nottata fuori casa, rifiutando anche l'aiuto che era stato offerto. Spieghiamo, la chiesa ha offerto riparo, un tetto, ci sono state offerte anche per ciò che riguarda chiaramente il comune, però in alcune scuole della zona, però la stragrande maggioranza, per non dire la totalità delle persone, hanno preferito rimanere qui.
a presidio, tra virgolette, delle proprie case. Ci hanno raccontato anche chiaramente di una stanchezza e di una paura. Tornando al discorso che facevamo prima, lo avrete capito anche dalle immagini, il piano di riqualificazione che coinvolge questa vela, la vela celeste, è un piano che è già partito. Noterete infatti anche qui il cantiere che è sorto, quindi di fatto questo dovrebbe essere un procedimento già avanzato. Noterete anche lo stato piuttosto fatiscente della struttura. Certo, allora Piero, torneremo a collegarci con te nel corso della nostra trasmissione. Ti ringraziamo per averci anche chiarito quali sono, che cosa è accaduto.